Ben trovati. Ben trovato Emanuele. Si inaugura dopodomani la mostra dedicata a tuo padre. Questa musica che hai curato tu, tuo papà Luciano. Questa musica è scritta da Ennio Morricone. Sì. E un tal Pilantra. Esattamente. Chi era Pilantra? Era lo pseudonimo che usava papà quando si divertiva a scrivere, che in brasiliano, in portoghese vuol dire birbaccione, mascalzone, birbante. E lui si autodefiniva tale? Assolutamente, lo usava come sua seconda firma. In molte canzoni appare di nascosto questo nomignolo. Allora, Emanuele, attore, regista, autore, ti sei rimpossessato via via di papà. Perché faccio un breve abstract della biografia di Emanuele. Tu e tuo papà Luciano e tua mamma Diletta D'Andrea si separano quando tu avevi 2 anni e sì. Diletta D'Andrea si sposa con Vittorio Gassman. Sì. Quindi diciamo tu sei cresciuto con due padri che però non c'erano, perché comunque erano talmente erano due uomini talmente ricchi, talmente insomma pieni di arte, di talento, di cose da fare. Esatto, diciamo, anche così, sì. Di cose da fare. Peraltro diciamo la parlata di Emanuele, ogni volta che lo sento non posso non dirtelo, è molto simile a quella di Vittorio. Sì, beh, cioè, beh, è la brutta copia, diciamo. Ma no, ma perché? Dai, scusa, perché dobbiamo cominciare così? Quella sono la copia cinese di Vittorio Gassman. Insomma, allora, quella che vendono in stazione. Ma sì. No, ma scusami. Scemo, è pazzo. Ma io ero allora, unico. Perché mi prendo sul serio, sono comunque sempre un saggio, certo. Quindi devo per forza irridere non e solo infatti, la parte gassmaniana, ma esatto. La parte apparentemente seriosa di me, sennò poi ci credi a questo tono di voce, ma è solo un tono, non ha l'intenzione reale che potrebbe sembrare. Allora, tant'è che la mostra si intitola L'ironia è una cosa seria, vediamo papà in TV in questo programma di Antonello Falqui che si chiamava Sabato Sera nel 1967. Franca Valeri. Dottore, da quando lei mi ha consigliato Trinaca, pasta ed essenza dentifrice al solfo ricinoleato, il mio alito è sempre fresco e odoroso. Giulia? Giulia? Nasconditi presto, mio marito. Ciao. Ah, da dove viene quel cappello? Da dove viene quel cappello? Da dove viene quel cappello? Da Borsellino, l'antica casa torinese per la confezione del cappello elegante. Nel 2009, a 20 anni dalla sua morte, tu ti accorgi che insomma non uscivano cose su papà e ti sei detto, devo farlo io. Bisogna rimboccarsi le maniche quando capisci che insomma le istituzioni o chi dovrebbe fare queste cose, che però forse non esiste, è solo un'idea che noi abbiamo e che questo quindi non accade, uno si prende le responsabilità di figlio o se vuoi anche di cittadino o di anche di ammiratore. E si dà da fare, cerca di organizzare un ricordo e quindi... Hai fatto anche un documentario, peraltro guardandoti e riguardandoti tutti i filmati che riguardavano papà, ma è vero che hai detto che l'estate più lunga che hai trascorso con tuo padre, il periodo più lungo che hai trascorso con tuo padre? Sì, in un'occasione ho detto così, perché effettivamente tra tutta la fase di visione del materiale negli archivi e poi tutta la fase di moviola col montaggio, giorno e notte, con papà che parlava di qua e di là, posso dire di aver passato... diciamo 4 mesi consecutivi a parlare o a sentire parlare papà, proprio cosa che diciamo non era frequente, che forse li ho collezionati in 20 anni prima. Quindi ho trascorso una bellissima estate con papà anche. E ci soffrivi da bambino di non vederlo? No, perché i bambini sono poco consapevoli, cioè soffrono senza sapere che soffrono, hanno dei rancori, lo capisci dopo cos'è quello, anche nel modo in cui, insomma, dopo cerchi un pochino di risalire anche alla persona che sei stata, perché facevi certe cose, lì per lì agisci, i bambini certo. Non hanno troppi secondi pensieri. E peraltro, diciamo, la storia di papà è una storia personale complicatissima, veramente un uomo che ne ha passate di tutti i colori, e per cui è abbastanza diciamo interessante che lui abbia reagito con l'ironia, no? Adesso lo vediamo qui al cinema in Il carabiniere a cavallo e Nel giorno più corto, interpreta tra l'altro un gerarca nazista e poi scopriamo il perché lo faceva, vai, prendendolo in giro ovviamente.
Buonasera, padre. Buonasera. Fermissimo. No, hai fatto questo esame di coscienza? Hm? Padre Robè, domenica mattina devo partire per Torino. E allora buon viaggio. Ma se prima di domenica non mi sposo io a Letizia l'aperto. Fesserie. Ma lei mi aveva detto che due si possono sposare anche segretamente. Ah, certo che si può, ma solo nei casi disperati. E il mio è disperato, padre. Cosa, avete fatto la sciocchezza? No, ma se serve la possiamo sempre fare. Oe, cosa fai, i ricatti tu adesso? No, ma che ricatti, padre, lei non può capire perché lei non è normale. Ah, non sono normale io? Sì, sì. Ma noi siamo uomini come tutti gli altri, caro mio. Abbiamo fatto una rinuncia e rinunciamo. Sì. Io capite subito di vostra paura, che assalto molto brutto, eh? È così come per io. Vabbè, ma che facciamo? Cosa facciamo? Adesso io dico, noi stiamo qui tranquillamente dentro grosso buco e aspettiamo come va a finire battaglia. Mm? Si vinci tedesco, voi diventate mia prigioniera. Se invece vinci italiani, io divento prigioniero vostro. Eh? Simplicissimus. Allora, papà Luciano nasce 100 anni fa e la mamma, quando lui nasce, muore di parto praticamente. Di febbre puerperale pochi mesi dopo. Sì, si può dire che non ci sia stata una frequentazione intensa. E che succede a Luciano? Beh, il papà, sai, negli anni 20 non andava molto di moda essere un single father o un single parent, e i figli erano più una cosa di cui si occupavano le donne. Donne in casa non ce n'erano, quindi viene dato prima a una levatrice, poi a sua nonna, ma anche lei verrà a mancare presto, e quindi a un certo punto finirà in collegio, un figlio maschio. Te ne aveva mai parlato? No, lui parlava pochissimo di queste cose, e poi io devo dire ero abbastanza piccolo nel periodo in cui ci siamo frequentati per lo più. Però l'ho studiato, esatto. E ho parlato con chi lo conosceva. E, hai, insomma, recuperato? Poi mi sono laureato, ho preso un master su mio padre. Ed è stato anche un modo per sentirti tu più sereno con te stesso? Beh, devi risalire la tua storia per capire anche, no, quei famosi padri, perché sono così. Da bambino, ti dicevo, uno non capisce nulla. Da grande devi anche capire perché, se questa cosa ti ha creato eventualmente una caratterizzazione, una stortura o uno scompenso, e gli altri che storia hanno avuto. Cioè devi anche, come dire, andare un po' oltre i tuoi piedi, diciamo, quello che abbracci con le tue mani, andare a guardare anche gli altri mondi e capire perché anche gli altri agiscono in un certo modo, e, insomma, aprire un pochino altre possibilità. E quindi, Luciano, diciamo, tuo papà si reagisce a questo abbandono assoluto da parte della famiglia per motivi, diciamo, contingenti, forse, chissà, forse magari lui c'era la perdita della mamma, chissà, magari si sentiva anche in colpa perché la mamma era morta in seguito alla sua nascita, o il padre glielo poteva imputare, chissà, non lo sapremo mai, o forse lo possiamo solo intuire. E lui si iscrive all'Accademia d'Arte Drammatica e poi, insomma, fa la guerra, la Seconda Guerra Mondiale, e dopo l'8 settembre viene fatto prigioniero e trascorre quanto tempo in un lager nazista? Due anni. Papà si era appena iscritto all'Accademia nell'autunno del 42, e a marzo del 43 viene richiamato per fare il militare in tempo di guerra. E tra l'altro era in classe con Vittorio, Adolfo Celi, Luigi Squarcina, altri centenari, diciamo, generazione anche loro ragazzi pazzesca. Del 22. Papà era proprio a Forlì, di stanza a Forlì, insieme a Vittorio. Vittorio in qualche modo riesce a farsi riformare verso luglio, così. Papà invece l'8 settembre, insomma, che era ancora lì di stanza a Modena, questa volta in caserma, viene catturato dai tedeschi e portato in Germania, dove starà 2 anni. Tenterà di scappare un paio di volte, e tutte e due le volte viene tradito al confine da italiani collaborazionisti, da dei ristoratori che si accattivavano i tedeschi facendo questi favori. Quindi verrà tradito da dei suoi concittadini. Questa è una ferita grossa, secondo me. Secondo te, da che l'hai capito? Che cosa? Che fosse una ferita grossa, perché dici secondo te? Perché No. Cioè, ti dà anche una visione della vita molto cinica, ovviamente. Beh, sì, necessariamente. Lui era già partito svantaggiato. Poi papà ha avuto anche un sacco di momenti fortunati nella sua vita. No, però si può dire che li ha pagati tutti quanti. Tutti all'inizio, certo. Peraltro lì gli danno una specie di mutilazione, no? Perché comunque papà aveva avuto un incidente da bambino a 13 anni, si era fratturato una mandibola e gli avevano messo una protesi in oro zecchino, e chiaramente i tedeschi, togliendo denti, anelli, toglievano anche le mandibole in oro zecchino, e papà è sopravvissuto 2 anni in un campo di prigionia. Insomma, certo non è che gli servivano il purè o il consomè,
in Germania in quegli anni, no? Nella baracca, quando poi è stato con i prigionieri comuni russi, a un certo punto era difficile, insomma. E perché secondo te ha scelto appunto l'ironia come chiave di lettura del mondo? Ricordiamo dei film straordinari, a parte I primi fantozzi, lui intuì, diciamo, il dato sociologico del personaggio di Villaggio, ma La voglia matta, che è un capolavoro assoluto del primi anni 60, raccontare proprio generazionale, no? Io credo che l'ironia intanto possa essere un fatto connaturato, poi la possibilità di esercitarla ed eventualmente anche con successo, sia autoironico che quello, dipenda da delle scelte e un pochino anche dal DNA che muta durante il nostro percorso. Papà sicuramente ha avuto tali e tante batoste che, se si fosse arreso o avesse voluto unirsi al partito di "a me m'ha rovinato la guerra", se no, capito, ecco, papà, diciamo che delle sue sventure è riuscito a farsi forza e a sfruttarle, e secondo me questo poi è anche un grande esempio di vita quando noi spesso incontriamo delle difficoltà, sapere che c'è stato qualcuno che ha avuto ben altre disgrazie e ha saputo superarle in un modo così, in fondo, elegante e anche sano. Qual è la cosa più importante che ti ha insegnato papà? A imparare. Cioè che la vita è una lezione continua, che i maestri possono essere ovunque, l'importante è mantenere vivo e vigile l'allievo che è in te, e umile. Sempre. Sì. Senti, c'è una lettera che papà mandava dallo Stalag, che era il campo di prigionia. Sì. E tu ne hai trovate tante di queste lettere, vero? Ne ho trovate tante perché appartenevano a un ramo familiare da cui poi mi sono state, diciamo, consegnate. E poi ne ho trovate anche altre. Questa è una, diciamo, media, ce ne sono alcune. Che effetto ti ha fatto rileggere le parole di papà? Beh, ripensare a papà, che oggi potrebbe essere mio figlio perché aveva 20 anni o poco più quando scriveva quella lettera, ma che in realtà è mio nonno, perché a 20 anni quella generazione lì aveva già letto tutto, capito tutto, cioè sono l'equivalente di intellettuali settantenni, i ventenni di allora. Quindi oggi sarei impunemente un papà di un figlio molto intelligente, molto più colto di me, insomma, con grande ammirazione. E tenerezza e amore? In che senso? Verso tuo padre? Cioè, ma soprattutto infinita, infinita, perché poi il momento che ti pacifichi, come si dice, con i tuoi morti, con i tuoi demoni, ti pacifichi anche con te stesso, e poi, insomma, alla fine siamo tutti esseri umani, voglio dire, abbiamo... E questa è la cosa più importante. Sì. Allora io devo mandare la pubblicità e poi leggiamo la lettera. Ok. Indirizzata a papà Mario Salce, sì, dal campo di prigionia nazista. Spesso la sensibilità dentale si presenta insieme a fastidi delle gengive. Sensodyne, sensibilità e gengive, svolge una doppia azione per la sensibilità dei denti e per le gengive irritate. Un doppio beneficio con un unico dentifricio. Prova gli spazzolini Sensodyne per una pulizia profonda e delicata. Un piacere unico con gli inconfondibili pezzettoni di frutta. Santa Rosa. Da sempre, tanta frutta a pezzettoni. Continui fastidi alla schiena o al collo sono spesso causati dai nervi. Provate Mavosten. Lo speciale complesso di micronutrienti favorisce un sistema nervoso sano. Mi sento di nuovo bene con Mavosten. Mavosten, in farmacia. Sono molte le persone che soffrono spesso di diarrea, dolori addominali, flatulenza. Un rimedio? Chigimea Pro. Perché? Può aiutare. Chigimea Pro, in tutte le farmacie. Grande freddo, grandi bollette. Ma da Casanova c'è il fuori tutto, salda inverno. Centinaia di prodotti a prezzi super scontati. Come questa calda termocoperta con doppio telecomando a soli $59,90. E buonanotte aumenti. Un vero tappeto erboso, direttamente a casa tua. Minimedo. Oppure, mangia una ricola. L'originale, un 13 erbe alpine svizzere. Ricola. Is that I don't belong to you and you don't belong to me. Hey, freedom, freedom, you gotta give what you take. Freedom, I won't let you down, I will not give you up. Gotta have some faith in the sound. Freedom,
Freedom doesn't wait. Libre, the original Eau de Parfum and the new parfum Yves Saint Laurent. Ciao Marco. Oi. Stai installando l'allarme Verisure? Sì, ieri hanno forzato la porta di casa e non siamo più tranquilli. Vede? Così l'allarme rileva l'intruso e noi interveniamo prima che provi ad entrare. Lo sai che ti dico? Lo installo anch'io. Scegli Verisure, l'allarme numero uno in Italia. Chiama l'800-94-9494 o calcola online su verisure.it. Quando ci sentiamo bene con i nostri capelli, ci sentiamo più forti, pronti ad affrontare tutto. Nuovo Pantene per Moschino, con formula Pro-V per capelli tre volte più forti. Forti per raggiungere i nostri obiettivi. Pantene e Moschino supportano progetti imprenditoriali. Più forti insieme. Pantene per Moschino. Ci sono cose così speciali che non puoi tenere solo per te. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Una grande emozione nata per essere condivisa. Nutella Biscuits, un cuore grande. Sai, ultimamente ho un problema. Cioè, non vanno così bene le cose a... Ah, intendi nella tua vita intima. Io prendo Neradin. Per una vita attiva sotto le lenzuola, Neradin. Con zinco per il mantenimento di normali livelli di testosterone. Specifico per gli uomini. Con le del calcio è tanto assimilabile e il suo sodio è trascurabile. Che gran mossa per le tue ossa. Acqualete, ottima mossa per le tue ossa. Una sparatoria con morti e feriti. Mi sono scantato, salvo. Ho pensato che 2+2 facesse 4. In quest'ora, scusami. Un altro caso da non perdere. È sempre in 4K. Ho visto il servizio sui due amanti della grotta. Il cane di terracotta che avete ritrovato mi ha fatto scattare qualche cosa nella testa. E era cotto. Cotto? Innamorato, innamorato di una ragazza del luogo. Ma la conosceva questa ragazza? Lisetta. Nella grotta ho trovato questo pezzo di carta. Questo lo tengo io. Come non detto? Per il commissario Montalbano. Scusate, Il cane di terracotta. Polizia. Domani 21 e 25 su Rai 1. E adesso ecco il pezzo forte di questa story. La mia family, nonna, zia, salutate i miei follower. Bella di zia, ancora stai store delle vecchiette stai. Ad a fare engagement. Engagement. Ci accocchiamo, facciamo le fotografie, facciamo le video e poi le mettiamo sopra hashtag. Quale hashtag? Orecchiette perfette. Io tengo 10.000 follower. E tu, quando metti? 48. Usano aperto di Mupri Italia, che premi le miglior trasmissioni televisive, radiofoniche, web. E tu sei da me di stage. Pri Italia, Sustainable Me. La Puglia vi aspetta dal 4 all'8 ottobre. Con Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. Da sabato alle 20.35 su Rai 1. Siamo qui con Emanuele Salce perché dopodomani si inaugura la mostra dedicata al papà Luciano, che avrebbe compiuto 100 anni il 25 di settembre. Ho qui in mano una corrispondenza dei prigionieri di guerra, lettera che papà Luciano scrisse a suo padre Mario Salce durante gli anni di prigionia nello Stalag nazista. Sì. Cosa scriveva? Ah, tu la vuoi far leggere a me, eh? Mi avevano promesso che forse la leggevi te. No, se vuoi la leggo io, però è più bello se la leggi tu. Caro papà, continuo a scriverti pur senza ricevere più niente da te. L'ultima tua è una cartolina del 21 dicembre, oramai di 3 mesi fa. Sono preoccupato anche perché so dei continui bombardamenti di cui è oggetto Roma. Spero che se non tutti e tre, almeno Argia e Guido siano sfollati. Argia è la matrigna e Guido è il fratello. Quando ho possibilità continuo a scrivere ai vari parenti di Venezia, Ravenna, Ferrara, che chiedendo tue notizie, finora nessuna risposta, se non dalla zia Flaminia. Ho avuto un secondo pacco dalla signora Iole, in tutto finora 3 pacchi, che sono quelli di viveri, di vestiti. Altri moduli ho inviati a te, a Venezia e a Ravenna. La mia salute è sempre buona, l'inverno sta accennando a finire, cominciano i primi segni di primavera. Il lavoro sempre il solito, fortunatamente non troppo faticoso, riattando, ma cioè, qui sono delle cose generiche. Io ti posso dire una cosa, che la potenza di questa lettera
E quando ho letto le altre, che lui invece scriveva a Luigi Squarcina, ad altri amici, a cui raccontava la verità. Queste, col padre, pur piene di una sofferenza e di un... erano come autocensurate, per non far preoccupare troppo il papà di questo figlio che stava in un campo di prigionia in Germania, ma che in altre lettere raccontava che forse non sapeva se sarebbe arrivato a domani. E che cosa scriveva agli amici? È la verità, gli raccontava proprio un senso di precarietà rispetto all'esistenza e che forse tutto ciò che fino a prima aveva un senso, un significato, un'importanza, veniva un attimo ridiscusso davanti alla possibilità che lì si chiudesse un sipario sul nulla e anche tutta la follia che è stata quel periodo là, quella storia. Ma le pubblicherai? Ci sono nella mostra queste? Beh, ho alcuni documenti molto importanti che mostro, alcune troppo intime, no, perché secondo me non è necessario, però ce ne sono altre molto belle, perché poi ho dei carteggi molto belli anche civili, non solo da paramilitari, con Vittorio, con Luigi Squarcina. Perché poi papà, insomma, ha incontrato tutto il mondo di quel periodo così vivace, così intenso. Qua lo vediamo presentatore in TV con Benigni. Castigamatti, quello che ha fatto arrabbiare tutti i dirigenti della televisione, insomma, no? Quelli che li ha fatti tutti arrabbiare. Eccolo qua, è Benigni. Benigni. Ciao. Lo sapevo. Caro Benigni, anche a me la... Ecco, buonasera. Saluta il tuo pubblico, fai un'altra mattana e poi... Ecco. A proposito di stracci, cosa pensi di questo mio vestito fornitomi dalla Rai? Non pensi che sia fatto a Vergaio anche questo? È vero, c'ha un po'... c'ha quell'aria, vero? È bello, mentre però ti sei vestito abbastanza... Io sono vestito, diciamo così, da Giovanottino Vispo, che ho velocemente sono uscito di casa... Sì, più, sì, più diciamo alla buona. Desmode, così. Ho preso uno straccio così e mi sono e chiedo scusa, anzi al gentile pubblico presente. Presente. Che emozione a rivedere papà. A me fa sempre molto ridere, devo dire. Sì, sì, sì. E poi, vabbè, ho tracciato La Voglia Matta, non so, anche Dennis Pack, no? Che fu quello, non so se fu proprio il suo debutto nella Voglia Matta di aveva fatto Catrina. Un film con La Tuada, credo. Okay. Ancora non visto in Italia, e mentre La Voglia Matta sarà la consacrazione definitiva, il lancio anche di una nuova bellezza. Tu li hai incontrate loro, non so, anche... Ma che Catrina è stata, devo dire, deliziosa sempre. Aveva qualche rancore con un altro tipo di maschilità nel cinema italiano, col quale ha avuto qualche ruvidità. Papà lo adorava. E poi comunque ha rivoluzionato la comicità in Italia, tuo padre. Noi abbiamo visto prima i Gobbi, sono stati proprio... hanno cambiato la grammatica della comicità. Sì, assolutamente. Sì, una comicità breve. E c'è anche una foto con Romina Power, non Romina Carrisi. Che sembra la figlia di Romina Carrisi di adesso, perché aveva 16 anni, Romina Power. Che poi anche tuo nonno, no? fu prigioniero di guerra, mio giusto? Mio nonno Carmelo, sì, il padre di mio padre. E mio padre mi raccontava che è stato prigioniero in Albania e per scappare si mordeva il dentro della guancia, così sputava sangue, diceva guardate sto sputando sangue, c'è qualcosa che non va con me, oppure si metteva i carboni sotto l'ascella e poi si prendeva la temperatura e quindi lo mandarono a casa così. Tant'è che papà si chiama Albano proprio per il riferimento all'Albania. Esatto. Allora lo vediamo di nuovo papà nel 65 con Rita Pavone, anche perfetto. Questa chicca delle teche. Bene, grazie, lei? C'è male. Senti, ci vogliamo dare del tu? Magari. Grazie, magari. Magari solo per la trasmissione, ecco, tanto per facilitare. Poi torniamo dopo a darci del lei o del voi, come vuoi. Va bene. Va bene. Mina, sei la mia passione. Passione che tu condividi perché tempo fa li dedicasti addirittura a un madrigale, paragonandola all'Italia. Sei gelosa un po', eh? Beh, sai, ma avrei fatto piacere anche a me essere paragonata all'Italia. Beh, perché no? In fondo anche tu, a tuo modo, sei un'immagine dell'Italia, certo non di quell'immagine, non di quell'Italia floreale, umbertina, opulenta, giolittiana che è la mina,
ma di un'Italietta, di un'Italia un po' più piccolina, l'Italia che ancora non era diventata grande, l'Italia di Cavour, del Piemonte, il regno del Piemonte, diciamo, il Piemonte, tu in fondo sei piemontese. Sulle dentate scintillanti vette, balza il camoscio, suona lo ye ye, per applicare. Non l'avevo mai vista questa. Vedi, c'è sempre da imparare. Senti, un uomo così complesso, dove aveva con un vissuto così complicato, come si rapportava? Cioè, dove ha imparato il linguaggio dell'amore verso il figlio, ad esempio, verso di te? Ha dovuto un po' chiedere in giro, so che ogni tanto così, quando poi... Ti voglio bene, te lo diceva, quando vi vedevate era affettuoso? Beh, diciamo che si impegnava a fare una cosa che non gli veniva naturale, ma che avrebbe voluto che gli venisse naturale. Quando ha capito che questo non sarebbe venuto, ha cominciato a studiare, ad applicarci, ha preso ripetizioni da mia madre, forse ha chiesto in giro, forse ha fatto un corso per corrispondenza. Ma insomma, credo che abbia fatto del suo meglio. E se oggi ce l'avessi davanti, cosa gli diresti? Mi piacerebbe andare veramente a farci quattro chiacchiere, non so, raccontarci un po' quello che è successo in questi ultimi decenni e magari una sera fargli vedere un mio spettacolo, ma non, senza rubargli nemmeno troppo tempo. Però sarebbe divertente, ma anche con Vittorio mi piacerebbe passare una serata. Perché con Vittorio in realtà, ho letto che tu dicevi che poi da adolescente eri anche un po' arrabbiato, cioè i due padri favolosi, però... Madre che aveva due mariti favolosi. Quando Vittorio si sposò, tua madre, sì. E Luciano come reagì? Perché loro erano molto amici. Beh, quello già quando si erano lasciati e mamma fece ma questo passaggio. Si lasciarono per causa di Vittorio? Cioè, come andò la cosa? Beh, i rapporti finiscono perché, insomma, a volte quando cominci ad aprire la finestra a guardare, ti guardi altrove è perché manca qualcosa in casa. Che beccasse proprio giù in strada, diciamo, quello che era anche uno dei migliori amici di mio padre, insomma, quello è stato forse una cosa non casuale. Papà e Vittorio sono rimasti discretamente, diciamo, silenziosi per almeno una dozzina d'anni, senza mai una parola fuori posto, un grande garbo, intelligenza e distanza. E poi hanno in qualche modo l'hanno superata anche loro e sono tornati a parlarsi. E tu invece con Vittorio hai parlato poi a un certo punto, come un giorno, no, ti chiamò lui e in un momento della fase della sua depressione, che sappiamo, insomma, lo ha colpito negli ultimi anni della sua vita, che cosa ti disse? C'è stato un bellissimo reincontro, è stata un po' la sua presa di coscienza fondamentalmente di essere anche un essere umano, quindi anche mortale, quindi forse anche fallace, ecco, cosa che non aveva per nulla considerato nel quarantennio precedente. Era una persona non solo di un'intelligenza superiore, di una cultura sconfinata, come peraltro anche mio padre, tutta quella generazione, ma era anche una persona di grande ironia, che non se l'era mai concessa, perché Gassman non glielo concedeva a Vittorio di potersi far vedere ironico o autoironico. E quindi è stato molto semplice chiarirsi, stringersi la mano, abbracciarsi e poi trascorrere qualche anno di recupero in cui abbiamo riscattato un rapporto che altrimenti sarebbe stato solo insensato. E papà Luciano invece ebbe un ictus nel 1983, recuperò. E poi è morto sempre di infarto, no? Sì, poverino, tu prima mi chiedevi quando prendeva ripetizioni per cercare di diventare papà. Dopo poco che aveva preso ripetizioni e stava diventando anche un buon studente, ebbe questo ictus sconvolgente, fortissimo, da cui si è ripreso alla meno peggio. E poi dopo 2 anni è stato colpito da un tumore maligno, insomma... e non ha avuto più molto tempo, diciamo che ha dovuto interrompere gli studi per diventare un buon papà. Però sono convinta che dovunque gli sia, dall'assù non c'è dubbio, ti guarda in qualche modo. Fu causa di forza maggiore, su questo siamo perfettamente d'accordo, e quindi so che avrebbe studiato e sarebbe diventato il primo della classe. Certo, sicuramente. Grazie davvero di essere stato con noi e di averci raccontato... un pizzico di papà. Grazie Emanuele Cialce, ti faccio vedere Vittorio Gassman però prima di salutarti. Bene. Ho sentito prima qualcuno di voi, tu proprio mi sembra, vero? Dire annamo, occupamo, menamo. Sì, io ti ho... No, io ti ho fatto violenza. Ma ho forse cambiato il tuo animo? Ti ho convinto? No. Le trigliceridi 45 mg, 100 ml. Tempo di quick.
11 AP 100% antitrombina 029 colore paglierino odore